minuto di questo campionato, quindi è un giocatore sicuramente di resistenza, un giocatore secondo me, come dire, forte. Nel senso che forte nella media, ecco. Però un giocatore che magari affiancato in un certo modo lo può rendere ancora di più. Quindi è un nome che non mi dispiace anche per sostituire un'eventuale cessione di Rudiger o di Manolas. Posso una sì. provocazione? Secondo me Acerbi in questo momento, insomma, è sicuramente migliore di Rudiger, forse di Fazio e forse anche di Manolas. Beh, Insomma, guarda, potrebbe essere il più. io su Rudiger ti posso anche dare ragione, perché il popolo romanista lo ha esaltato nel ruolo di terzino, che è un ruolo che in parte ha meno responsabilità, se vogliamo, perché poi Rudiger, quando giocava a centrale, diciamo, qualche problema lo aveva. Però Rudiger è anche un giocatore dal piede abbastanza buono per impostare. Quindi si pone un problema, cosa che fa né Fazio né Manolas hanno. Quindi si pone questo problema: ti viene a mancare questa pedina all'interno della difesa. Rispetto a Manolas e Fazio, non credo che Acerbi sia più forte, perché il Manolas che ha voglia di giocare, che non è quello che abbiamo visto negli ultimi 2-3 mesi, secondo me, è un Manolas che tiene davvero testa con forza agli attaccanti, anche per esempio nello scatto è molto molto forte, affiancato a uno come Fazio che legge bene, che sa leggere con molta esperienza i passaggi in diacontale. Io non so Acerbi quanto lo abbia, quanto abbia queste caratteristiche, ecco. Dobbiamo sempre pensare che il Sassuolo, per esempio, è una squadra che ti dà più copertura. È una squadra, come dire, sì che offensiva, che non è, perché non è il Chievo, però è comunque una squadra che ti garantisce dietro dei giocatori a centrocampo presenti che danno una mano Sì, costante alla difesa, no? rispetto alla Roma. C'è questa differenza che non è da poco. Quindi voglio dire, ora, buon giocatore, buona sostituzione al prezzo giusto, secondo me. Però non direi che è più forte né di Manolas né di Fazio, ecco. Dopodiché, invece mi facevi i nomi di Berardi e De Frel. Sì, Allora. diciamo, De Frel sarebbe il vice Dzeko, mentre su Berardi poi ne parliamo un altro po' perché sarebbe il sostituto di Salah. Guarda, De Frel vice Dzeko, ti dico sì, va bene per una cifra che non superi i 15 milioni. Poi è un attaccante, si pagano gli attaccanti, è Sì, inutile certo. insomma nascondercelo. Quindi anche se per molti tifosi De Frel vale di meno, comunque un giocatore minimamente degno vale quella cifra, costa così, ecco. Quindi 15 milioni ci sta. Per Berardi, a me Berardi, secondo me, per la Roma, per questa Roma che ha giocato così, Berardi verrebbe a costare troppo e non renderebbe quanto potrebbe rendere in altri moduli. Quindi non lo so, sono molto curioso, sicuramente come vice sala è un errore. Sì, sulla sostituzione possibile di Salah, perché poi Salah ancora non è andato da nessuna parte, ti coinvolgerò dopo. Però ti volevo fare una domanda: non pensi, appunto, abbiamo parlato di De Frel come vice Dzeko, non pensi che questo problema sia un po' sottovalutato, soprattutto dai tifosi? Perché Dzeko quest'anno ha fatto una stagione incredibile, soprattutto giocando tutte le partite, ma non è detto che l'anno prossimo, anche per problemi fisici, possa avere questo rendimento. Quindi non pensi che il problema di un sostituto di Dzeko debba essere seriamente preso in considerazione dalla Ma io dirigenza? sono veramente d'accordo con te, ed è vero anche quello che sostieni tu, cioè i tifosi romanisti hanno sottovalutato, secondo me, la rosa, il numero di giocatori, perché vedevano comunque i giocatori sempre in campo, la Roma vinceva in qualche modo, e quindi hanno pensato che Dzeko potesse fare tutte le partite. In verità non è così, ma non è così, anche fosse anche solo per dare la possibilità di cambiare Dzeko quando Dzeko non è in giornata, con un giocatore che abbia lo stesso ruolo, senza necessità di cambiare Dzeko con un altro giocatore che ti va a scombinare l'attacco. Quindi un vice Dzeko come De Frel io lo prenderei, anche perché mi sembra un investimento che ci può stare. È un giocatore che comunque ha dimostrato qualcosa anche in questa stagione, dove ha avuto più spazio a causa dell'infortunio di Berardi. Io sarei a favore, ecco. Poi certo, è sempre il solito discorso, dipende pure quanto budget hai, perché se hai un budget di 30 milioni per fare tutto il mercato, è ovvio che non ne puoi spendere la metà in Dice De Dzeko, Frel, no? incroci le dita e speri che Dzeko faccia tutta la Esattamente. stagione Però, bene. dico, come dire,
sostengo anche, direi anche, che tu non puoi pretendere di avere una squadra che punti a qualcosa se hai solo 30 milioni come budget nel calciomercato attuale. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Hai una rosa un po' corta, la devi allungare anche con questi inserimenti. Sicuramente serve un vice Dzeko. Per quanto riguarda Salah, io penso che Salah su una cifra superiore ai 40 milioni possa andare via, perché inferiore ai 40 milioni ti trovi a comprare un altro giocatore che devi vedere se riesce, se è compatibile con, come dire, con gli schemi con cui giochi, mentre Salah tu hai la certezza che è compatibile. Quindi per una cifra inferiore ai 40 milioni penso sia una perdita di tempo, un po' come la sostituzione di Borini con Destro. Sì. Mentre su una cifra superiore ai 40 milioni ci puoi pensare, perché con 40 milioni puoi comprare giocatori, come dire, di livello secondo me anche superiore in giro per l'Europa. Anche pensare comunque a ridisegnare la squadra in maniera diversa, tra cui insomma un nome che è uscito oggi, vado a leggere sul sito di Sport Paper, si parla anche di Suso, che diciamo come caratteristiche possiamo dire è abbastanza simile a Berardi, nel senso che questa stagione abbiamo visto un Suso che parte spesso da destra per accentrarsi col suo mancino e magari tirare o sfornare assist, un po' come fa Suso. Quindi da questo punto di vista forse anche Suso dovrebbe, nel gioco della Roma, dovrebbe trovarci, si dovrebbe adattarsi. Insomma. Sì, secondo me Suso, come dire, è un giocatore più simile a Perotti, sinceramente. Esatto. Cioè è un giocatore ideale per sostituire Perotti, non penso che sia ideale per sostituire Salah. Fermo restando, noi stiamo parlando sempre come se la Roma il prossimo anno giocasse con lo stesso modulo, perché ovviamente cambiando poi si dovrebbero fare altre constatazioni. Suso è un giocatore che mi piace molto, se prendesse il ruolo di Perotti sarebbe uno scambio, diciamo, che mi piacerebbe veramente tanto. Però penso che questo Milan, viste le intenzioni che ha, visto quanto sta scommettendo sui giovani, visto come si sta ponendo sul mercato, non penso sia minimamente interessato a dare via forse uno dei giocatori che ha brillato di più, che appunto è Suso. Certo. Invece passiamo dall'altra parte del Tevere, dove la Lazio invece è più alle prese con le cessioni piuttosto che gli acquisti, e ci sono anche insomma degli screzi tra i giocatori che insomma se ne vorrebbero andare, tra gli agenti, appunto la società. Innanzitutto ci sono tre nomi che si fanno in uscita, che sono nomi importanti, perché sono Keita, sono De Frey e sono anche Biglia. E appunto vado a leggere su Sport Paper un articolo di oggi con Tari, che ha dichiarato a che Italia abbiamo proposto un rinnovo da top player, perché il suo procuratore Roberto Calenda aveva detto la Lazio non ci ha fatto nessuna offerta convincente. Invece Tari risponde, appunto insomma, però la mia sensazione è che Keita insomma se ne voglia andare. Già l'anno scorso se ne voleva andare e c'era stata tutta la questione, non era andato in ritiro, poi Simone Inzaghi era riuscito a farlo integrare in gruppo, però forse le ruggini con la società non sono mai state smussate del tutto e forse adesso siamo un po' arrivati alla resa dei conti. Guarda, ti posso dire, la Lazio, lo dico, ha fatto una conferenza stampa molto particolare, perché ha fatto capire chiaramente che l'obiettivo è tenere questa rosa, quindi anche proponendo rinnovi importanti, e che quindi se si deve cedere si cederà solo a un prezzo, come dire, idoneo. Ecco, ha fatto capire questo. Questo è quello che ha detto. Dopodiché i fatti sono tutt'altro. E questo è un grande classico, penso che i tifosi laziali lo sappiano molto molto bene. Perché tutti i rinnovi proposti ai vari giocatori che se ne vogliono andare sono rinnovi top, sono nella mente della dirigenza laziale. Non vanno bene a Keita, anche De Frey rifiuta il rinnovo. Non solo, ma poi le cifre a cui stanno vendendo i giocatori, come dire, per esempio Biglia 22 milioni, Biglia secondo me è un giocatore che con astuzia e con un modo giusto riesce a vendere anche a di più, soprattutto per le cifre che girano in questi tempi, insomma. E appunto, certamente, sì. Poi però come sempre leggo
sempre su Sport Paper, diciamo, i nomi a cui è interessata la Lazio, e sono tutti nomi da società molto intelligente e molto furba, perché io leggo qua i nomi di Jesus Navas, che è svincolato. Ah, è quindi svincolato. Tu potresti Navas. Prenderti praticamente un grandissimo giocatore, non capisco perché le altre squadre non siano interessate a lui, che ti fa all'esterno, si può adattare anche a terzino, sicuramente dalle doti, voglio dire, non le scopriamo oggi. Dopodiché Widmer e Karnesis dell'Udinese, Widmer difensore abbastanza buono, Karnesis portiere solido che con la difesa della Lazio di me si può trovare molto bene, Baselli per il centrocampo. Quindi la Lazio secondo me farà il solito mercato in cui non riuscirà a convincere i giocatori a rinnovare, perché non gli propone contratti adeguati agli standard attuali del calciomercato, quindi venderà alcuni i suoi pezzi da 90, diciamo i suoi pezzi migliori, però farà degli acquisti secondo me molto molto intelligenti. E quindi, come dire, quindi anche il prossimo anno secondo me Simone Inzaghi potrà contare su una rosa che, anche se non brilla per capacità tecnica, comunque è una rosa solida, costruita con programma, con intelligenza. Beh, risposta flash, così poi andiamo in pausa e sentiremo Salvatore Ciotta. Sarà una squadra che potrà reggere anche il doppio impegno, poi fermo restando che siamo a giugno, quindi il mercato è, insomma, dura fino a fine agosto. Secondo te, insomma, potrà riuscire a fare il doppio impegno? Chi, scusa? La Lazio, insomma. Beh, la Lazio, come dire, la Lazio non è costruita per fare il doppio impegno, insomma, non è stata costruita così. Ha dimostrato che in Europa League ha sempre faticato molto. Mi ricordo la eliminazione contro lo Sparta Praga in casa, addirittura. E quindi è una squadra che secondo me è fatta per reggere il campionato. Con un altro impegno si trova in difficoltà. E poi certo bisognerà vedere se come c'è scritto su Sport Paper, c'è un interessamento a Pavoletti che gli possa permettere appunto di arrivare davvero all'attaccante ex Genoa. Magari, ecco, già hai un ricambio in attacco, prendi altri 3-4 ricambi, però non mi sembra l'impostazione del mercato laziale attuale o degli ultimi 7 anni, voglio dire. No, infatti. Quindi non penso che riuscirà a sostenere fino in fondo la Coppa Europa, ma che proverà a fare di tutto per rimanerci, e questo secondo me andrà anche a inficiare in parte sul suo rendimento in campionato, fatto salvo magari, ecco, invece da domani il Lotito scoppia in un impeto di follia, compra a destra e manca giocatori di ogni sorta e tipo. Escludendo questo caso, secondo me la Lazio il prossimo anno avrà delle delusioni da vari fronti. Va bene, 18 e 28, noi andiamo in pausa musicale, così sentiremo Salvatore Ciotta che ci parlerà soprattutto di mercato della Serie B. Ci sentiamo tra poco, ci lasciamo con Ligabue, Anime in Plexiglas.